Buongiorno a Rocco Petruzzi, musicista, colonna portante della band di Pino Mango e suo grande amico. Tu quella sera, Rocco, buongiorno a te, eri su quel palco. Beh sì, come al solito. E c'è stata qualche... insomma, ci sono stati dei segnali che Pino non stesse particolarmente bene? No, assolutamente. Noi venivamo da... la sera prima eravamo stati a Roma, qua a Piazza Navona, nella notte che fanno nei musei, abbiamo fatto due esibizioni perché è solito fare due cose nella stessa serata. Bellissimo, tutto bene, figura di suonare a Piazza Navona è stupendo per un artista, soprattutto per lui che amava tutto quello che era arte, tutto quello che poteva rappresentare arte, perché lui viveva di questo, scriveva, ha scritto delle poesie, sta uscendo un nuovo libro, sta uscendo un romanzo. E la sera dopo eravamo appunto a Policoro per questa serata di beneficenza che avevano organizzato degli amici molto cari. E se ci fosse stato un minimo segno, tutti quanti ce ne saremmo accorti, perché a parte io c'era anche tutta la sua famiglia. La stessa sera la moglie si è esibita prima di lui, siamo stati sotto il palco insieme ad ascoltare Laura. Poi niente, è iniziato il concerto, abbiamo fatto i primi 5 brani. Dopodiché lui fa Oro da solo con il pianoforte, gli piace, quest'anno facevamo questa parte diciamo un po' più unplugged dove faceva due brani da solo col pianoforte. E se ti devo dire che c'è stata una nota sbagliata, fino a quel punto non lo posso dire, stiamo parlando di brani che hanno un'estensione vocale e hanno bisogno di una forza di espressione non indifferente, certo. non è che stiamo canticchiando... non lo so, può essere la canzoncina, ma sono canzoni abbastanza impegnative nell'eseguirle. È arrivata a metà e è successo quel che è successo, insomma. Ecco, come hai detto te, era presente anche la famiglia di Pino, quella Signifra. Di Pino è davvero, insomma, erano tutti legati, una grande famiglia. Guarda, io anche sono... sul lavoro. sì. E lui, insomma, cioè, ecco, che rapporto... suonando con noi, il figlio stava ecco. Dietro di noi, stava suonando, Filippo suona con noi, ormai da quest'anno sta sul palco con noi. Un legame particolare con i fratelli, ma... anche con Giovanni, sì, che rapporto aveva? C'era un rapporto, chiaramente lei sa benissimo che fra fratelli si è fratelli, c'è il sangue, però chiaramente c'era anche una notevole distanza, diciamo, di età, perché Giovanni è il primo fratello della famiglia e ci sono, non voglio sbagliare, ma più di 15-16 anni di differenza. Per cui se slittiamo il tutto a 60 anni fa, quando si è... questa distanza era molto più grande. Oggi forse fra un fratello, se c'è una differenza di 15 anni, forse si avverte di meno, ma all'epoca lui doveva fare il capofamiglia, lui era il più piccolo, in mezzo ci sono altri fratelli, per cui era chiaramente anche una figura protettiva. C'è un rapporto, sì, però diciamo a livello di vita di tutti i giorni, questo rapporto non ci poteva essere, perché comunque stiamo parlando di due tipologie di vite completamente diverse. Una, il classico signore di 75 anni che vive in un paese, Pino che fa destra girava, e sinistra, cioè, girava sono, il mondo sono, ma con tutto questo è stata una cosa pazzesca, perché finire la mattina, cioè uscire la mattina da un pronto soccorso e trovarsi per terra il fratello davanti alla porta di casa nella stessa situazione, per me, cioè per tutti è stata una cosa... Ecco, c'è un dettaglio, Rocco, di quanto accaduto domenica notte significativo, perché Mango, quando si sente male, non chiede aiuto, non chiede sì, aiuto subito, sì. Ma si scusa con il pubblico che era lì in quel momento. Quindi la sua prima attenzione era verso chi lo stava seguendo in quel momento. Sì, questa è una caratteristica che ho visto, onestamente ho visto in pochissimi artisti, cioè l'essere responsabile di quello che stai eseguendo. Se Pino non era al 100% delle sue prestazioni in quel momento, evitava sempre di esibirsi, perché per lui la perfezione nell'espressione vocale, nell'intonazione, è come essere, cioè, come mettere la sua faccia, se stessi, di fronte a tutti. Per cui sbagliare una nota... Io ho conosciuto un'altra persona che aveva la stessissima
che era Mia Martini, che, per cui lui ha scritto un po' di canzoni, e Mia era la stessa cosa, se la nota non era perfetta, soffrivano veramente. C'è cosa che oggi, un giovane di oggi, con l'attrezzatura... Era grande rispetto verso il pubblico. Era il grande rispetto verso il pubblico e soprattutto anche rispetto a se stessi, perché persone che hanno, diciamo, la famosa intonazione, l'orecchio assoluto, che hanno, cioè, lui aveva tutte queste caratteristiche, soffrono tantissimo se non possono esprimersi al meglio. Tante volte... Marco, come diceva il nostro amico, preciso e meticoloso. Marco Mangiarotti, critico musicale in collegamento da Milano. Una voce originale.